Dopo le abbondanti precipitazioni nelle prime ore della mattinata esondato il lago di Como, sono state montate le paratie mobili per contenere l'acqua. Ilaria ha superato la soglia di esondazione fissata a 120 cm e ha iniziato a invadere il lungolago attorno alle 7 di questa mattina. L'allarme per il rischio esondazione sarebbe però scattato tardi. Soltanto nella notte, quando ormai l'acqua aveva oltrepassato la soglia critica, è stato dato l'ordine alla Protezione Civile di posizionare le barriere mobili. Al contrario di alcuni giorni fa, quando fortunatamente l'allerta per esondazione è rientrata, la macchina organizzativa in questo caso probabilmente si è mossa tardi. Tombini saltati, sotto acqua, parte del cantiere delle paratie davanti a Piazza Cavour. L'acqua ha raggiunto anche la piazza nonostante l'installazione delle paratie mobili sul lungolario Trento e Trieste. Volontari della Protezione Civile al lavoro anche con l'idrovora per cercare di controllare il livello dell'acqua. Le barriere mobili sono state rafforzate per evitare la fuoriuscita dell'acqua. Il lungolago è stato chiuso temporaneamente al passaggio dei mezzi, il traffico deviato in piazza Matteotti, chiusa inoltre la diga foranea. Quest'oggi siamo stati un po' aiutati dal fatto che almeno le scuole superiori sono chiuse, quindi meno traffico. Noi abbiamo fatto quello che era possibile fare, abbiamo chiuso gli uffici, abbiamo mandato il personale, il poco personale che c'è negli uffici, a dirigere il traffico. La situazione è monitorata dalla polizia locale e dalla Protezione Civile. Intanto resta alta l'attenzione per le prossime ore. A partire da domani, infatti, sono previste nuove precipitazioni. E intanto, mentre procede il cantiere delle paratie, la chiusura dei lavori è prevista per maggio 2024. La città ancora una volta è costretta a fare i conti con una nuova esondazione, molta alla delusione dei cittadini comaschi. Vergognoso, dopo 20 anni che aspettavamo di vedere le paratie, abbiamo le paratie della Protezione Civile, non le paratie quelle che avrebbero dovuto esserci, dopo 20 anni siamo ancora con il lago fuori, è una vergogna. È un po' che non succedeva, comunque è inconveniente del lago. Sicuramente è una cosa disagevole, cioè chi ha la responsabilità deve cercare di risolvere questo problema, perché una città come Como merita tutto il rispetto e sicuramente deve essere migliorata l'organizzazione.